decisamente alta. Sì, direi di sì. Uno scorpione, un tizio con una marocca. Sono segni zodiacali. Ce l'ho fatta! Farà un bel baccano! Sully, attento! Scusa, la maniglia si è rotta! Cerca di non farti cadere alla roba sulla testa, d'accordo? Dovrò suonarla direttamente. Porca puttana! Sully! Sono già qui! Accidenti. Ehi, sono i nostri ragazzi? Sì, Henry Avery e Thomas Tew, gemelli del crimine. I fondatori. Fondatori di cosa? Della peggior caccia al tesoro. Ci sono i sigilli di Avery e Tew. Hanno qualcosa di diverso. Sì, hanno quei motivi stellati. Ruotano. Ma in quale verso bisogna ruotarli? Altri simboli pirata. Adam Baldridge, Ann Bonny e Christopher Condent. Ci sono troppe variabili. Vediamo dove conduce quella porta. Spero ancora in qualche tesoro. Non sei il solo. Ehi, guarda, avevo ragione. Baldridge, Bonny e Condent. Splendido. Ma perché sono qui esattamente? Beh, scopriamolo. Bonny aveva i capelli rossi. Sì. Nada. Guarda le stelle. Sembrano quelle sui sigilli di Avery e Tew nell'altra stanza. Hai ragione. Giù.
Giusto, Condent lo chiamavano Billy Manomozza. L'altra doveva essere finta. Qui c'è un altro motivo stellato. Sì, ma è del tutto diverso dal primo. Sì, giusta osservazione. Grazie. Visto? Non sono solo bello. Wow, guarda che baffi. Fanno concorrenza ai tuoi. Se lo dici tu. Che ne pensi? I sigilli di Avery e Tew. Le loro stelle combaciavano, ricordi? Forse anche queste lo fanno. Ah. Non lo sai, eh? Ehi, come si dice? Il mare è pieno di pirati. Siamo bloccati. No, ma che bloccati? No, dammi il telefono. Cos'è? Vuoi l'aiuto da casa? Più o meno. Scrivo a Sam. Ci siamo. Questi dipinti non sono niente male, no? Se non troviamo il tesoro, magari potremmo venderli a un museo. Cerchiamo i motivi stellati. Ok, era per dire. William Mays. Americano? Sì, di Rhode Island, proprio come Thomas Tew. Perfetto. Ehi, sei ancora nella torre? Sì, sono tornato giù. Perché mi hai inviato questa foto? Ti spiego dopo. Per ora, dimmi chi sono. Beh, i delfini sono Richard Wundt. Il tridente Joseph Farrell. Le due mani con la perla sono William Mays. Perfetto. Resta dove c'è campo. Potresti ancora servirmi. Ehi, Nathan, hai trovato il tesoro? Non ancora, ma ho un enigma da risolvere. Ti aggiorno. Libri, mappamondo. Questo Wundt sembra uno studioso. Ehi, Richard Wundt era il capitano della Dolphin. Scommetto che lui e Baldridge organizzavano gare di parrucche. Sally, mi aiuti? Eccomi. Grazie. Dritto. A chi diavolo importa? A me importa. Guarda che faccia quel Farrell. Voleva essere ovunque tranne che lì. Ci siamo. Thank you.
Ecco. Ok. Quindi chi c'è qui? Sono sconvolto dalla tua ignoranza in materia. In realtà so tutto. Voglio solo che Sam sia al corrente. Inoltre, gli piace sentirsi utile. Ah, certo. Diavolo, che è successo qui? Probabilmente è caduta una torcia. Vediamo cos'è rimasto. Non mi pare di conoscerlo. Sembra più giovane degli altri pirati. E uno. Sam mi ha risposto. Ah, vedi, Sally? Neanche Sam è onnisciente. Non dobbiamo compiacerci. Hai ragione. Diamo uno sguardo ai dipinti. Anche il nome. Dall'aspetto sembra saraceno. Stelle, ma tu chi sei? Yazid al-Basra. Sembra indiano. Quasi, era Mogul. Mogul? Non era il popolo derubato da Everi? L'onore dei ladri. Sì, già. Va sempre a finire così, vero? Sono tre. Edward England. Un nanerottolo tarchiatello. E quattro. Bene, ho i nomi di due di loro. Dovremmo venirne a capo lo stesso. Cosa abbiamo? Non saprei. Perché non chiedi a Sam? Gnè. Ehi, hai detto tu che è un esperto di pirati. Per dire. Ecco la prima. E la seconda.
L'ultima. Vediamo se ci capisce qualcosa. Sai, a me sembra... Aspetta. Ma hai appena scattato le foto. Reggie. Le reclute di Avery non usavano gli smartphone, ovviamente. Ovviamente. Quindi era così che arrivavano all'indizio seguente. Sono indizi? Sì, fa vedere. Voilà. Dunque, questi sembrano alisei. Sì, e queste sono latitudini. Sì. E sento che dovremo preparare di nuovo i bagagli, ragazzo. Cosa? Pro Deus quod licentia. No, no, non può essere. Non può cosa? Oh mio Dio, è ovvio. Nate. Come ho fatto a non capire? Basta con le stronzate alla Beautiful Mind, di che stai parlando? Aspetta un secondo. Sam, hai visto le foto? Ma pensa, credevo di aver chiamato il numero di Sullivan e invece guarda chi risponde. Come va, Nate? Ehi, Rafe. Da quanto tempo? Come fai ad avere il numero? Sullivan te l'ha scritto su un tovagliolo. Magari. Mi sarebbe costato solo qualche giro di rum. No, e invece ho dovuto sganciare una fortuna per trovarvi. Già. Spero che la storia di Avery non ti sia costata troppo. La concorrenza è agguerrita. Sì, ammetto che avete giocato bene le vostre carte. Ma alla fine ciò che conta è arrivare per primi al tesoro di Avery. Suona come una sfida. Ehi! Nate, sai che non mi tiro mai indietro, ma la mia socia... Beh, lei preferisce evitare di correre rischi inutili. Wow, Ray Fedler che prende ordini da qualcun altro. Come cambiano i tempi. Senti, Nate, solo per questa volta ti propongo un'offerta. Tu molli tutto. Torni a casa, vivi la tua vita. E io ci metto una pietra sopra. In nome dei vecchi tempi. Per quanto sia tentato, Ray... Sarò sincero. Non sono il tipo di persona che si arrende quando sta vincendo. Ok. Pro Deus quod licentia. Per Dio e la libertà. Ottime foto, Nate. Bella composizione. Hai craccato i telefoni. Tu mi hai rubato la croce. Ascolta, Nate. Se sei davvero furbo come credi di essere, accetta la mia offerta. Che ne dici? Guarda, anche se è stato un piacere risentirti, devo rispondere a una chiamata. Nate, un'ultima cosa. Nate. Dimmi. Ecco, sai che i vostri telefoni sono dotati di GPS, vero? A presto, bello. Merda. Indovino, dei tizi armati stanno venendo qui. Sam. Per Dio e la libertà, Nathan, capisci che significa? Sam, ascoltami. Allontanati subito dalla strada e distruggi il telefono. Che è successo? Rafe sa dove ci troviamo. Ti serve un posto in cui nascondere. Sam. Sam. Cazzo. Ehi. Te ne compro un altro. Sale. Forse quella è la torre di Sam. Sicuramente è la torre di Sam. Forza. Andiamo. Scusi. Scusi-moi. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi Ray? Di certo non resteremo qui per scoprirlo. Scusa, capo. Andiamo di qua, lì. Lì, attento! Via, scappate! La sua testa! Cosa?
Thank you.
Largo! Uscire da qui! Thank you.
Cristo santo. Già. Stai bene? Sì. Okay. Andiamocene. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Pro Deus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene. Quindi... dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Quel tesoro è praticamente già no. Troia. Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare... questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di pane. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai... esistito un lavoro in Malesia? Io... Ok. No, dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh, mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza.
Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco gente... È stato in prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere utile. Vuoi davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Se posso aiutarti. Tranquillo. Fai le valigie.